Da ormai 2 anni Clan Legge Italica è partner di Eneba.com. Visita attraverso il nostro link che puoi trovare nella home page del canale il marketplace più conveniente dove acquistare tutti i tuoi giochi preferiti e non solo. Un sito sicuro, affidabile al 100% ed europeo, ricco di novità ma anche di tutti i titoli che hanno fatto la storia del gaming. Su Eneba.com puoi trovare sconti incredibili su giochi, applicazioni PC, ma anche abbonamenti per Xbox, console e molto altro a prezzi stracciati. Acquistare su Eneba è facile ed oltre a farti risparmiare aiuta anche la nostra community a crescere. Tutti i titoli AAA del momento e i grandi giochi in prossima uscita già disponibili in pre-order. Seleziona il prodotto che stai cercando e ricorda, al momento del checkout, di inserire il codice sconto CLANLEGIO per ricevere un ulteriore sconto. Eneba.com, il marketplace europeo per i ciccioli belligeranti più esigenti che vogliono spendere poco. Parola di dictator. Peggio per lei. Tanato aggressivo, mio signore. Ora Tanato serve la controffensiva di Steiner. Ma non so quanto gli convenga attaccare la Svizzera. La sa conquistando. Infatti, a meno che c'è qualcosa che non sappiamo. No, io ho capito perché. Perché così dopo, in caso di guerra anche contro Italia e Austria, lui può entrare dalla Svizzera. Può succedere la cosa inversa, però vorrei osservare. Ma ho già visto truppe russe avanzare. Io ti sto facendo la flotta forte. Bravo. Annienterai quella francese. Poi lui aveva ancora la flotta. Ragazzi. Ma io non ho perso niente, sono stato sempre in forma con la flotta. La prima volta. In Italia aveva ancora la flotta. Ma sì, io. Sì, ma gli ho affondato metà, mi sa. Dalla chat dicono crambi nel cuore, mio signore. Abbiamo un sogno nel cuore. Tanto un attimo, vado a parlare con la Germania. Crambi, campione. Raga, ma secondo me adesso crambi dalla Germania si prende uno di quei due di picche. Se è vero che conosco Fragna, bisogna vedere quanto Fragna metta davanti la praticità al proprio onore. Perché se gioca con l'onore davanti alla praticità, lo rimanda a Vienna con un Wüster infilato dove dico io. Se invece dice, ok, va bene, allora facciamo un ragionamento un po' più pratico. Allora lì potrebbero essere davvero dei problemi. Però vorrei dire che questo scenario, secondo me, è ancora più imprevedibile di quello di prima. Volevate i colpi di scena, ve li abbiamo dati. Domanda, ma la Romania è nell'asse? La Romania è nell'asse. Ah, attenzione, altro colpo di scena. Però è attenzione, perché è nell'asse, c'è il petrolio, ma se dovesse scoppiare la guerra con il German Empire, potrebbero far holdare la Polonia, aspettare che la Polonia entri, papparsi la Romania, spostare le truppe in Polonia e chiamare la Polonia. Io farei così se fossi la Russia. Clamoroso colpo di scena. A meno che Crambi a questo punto potrebbe anche decidere. Ci sono territori contesi per la vittoria finale tra Germania e Austria? Purtroppo sì, se no sarà okay. La Polonia. La Polonia è. E sì. Quindi niente, quindi non si possono alleare, ok. Questo dovrebbe. Però attenzione, perché l'Austria dovrebbe avere anche il Trentino. Sì. No, io dovrei avere Bolzano Alto Adige, Istria, Dalmazia. Ma quella che ha scelto di decidercela in modo pacifico, tra noi. Lo so, però. E Zara. Curiosa questa cosa. Io sono davvero. Adesso aspetto la Germania, cioè. Adesso chi è che farà la prima mossa? Questa è la domanda. Sì. Secondo la chat, chi è che farà la prima mossa? La farà la Germania? La farà la Francia alleata con la Russia? Oppure da dietro l'Italia con l'Austria? Possiamo spostarci un attimo? Ti voglio chiedere una cosa. Mostrami pure che tu hai permesso.
E poi le ricordo che assieme all'Italia potrebbe anche entrare subito la Spagna. La Spagna è nel tripartito? Sì. Madonna, la Francia è spacciata. Da ministro degli interni francese posso dire che siamo nella merda. Esatto, perché... Tra l'altro, fronte dei Pirenei che è presidiato da truppe russe. Che è presidiato da truppe russe. Allora, dalla chat vogliono che vada a parlare con lo zar. E Vox Ciciuli, Vox Day, come dico sempre. Andiamo dal giocatore russo. Giocatore russo... Dov'è? In che stanza è? Senza nome. Giocatore russo è senza nome. No, si chiama senza nome. Sì, ho capito. Ah, ma quanta gente c'è in questa stanza, mio signore? Un attimo, bonsoir. Un incontro top secret. Se ci sono i tre imperatori qui. Siamo nella parte cruciale. Ok, poi sì, vorrei parlare con il giocatore russo perché il pubblico vuole sapere cose dal giocatore russo. Vuole ciao, belli. Cosa? No, vai, fate il meeting. Preparati al confine russo. Ok, mi hanno cacciato. Ma io non ci confino con la Russia. Cioè, c'è la Romania in mezzo. Sì, ma poi quando entriamo in guerra contro la Russia, la Russia non è che non avanza. Se avanza, tu devi essere pronto già con le tue. Ma io, l'unico punto dove combatto è il... in Jugoslavia. Scusa, non può chiedere all'Austria il permesso di passaggio alla Polonia, visto che è un player. Visto che dobbiamo fare la guerra contro Francia e Russia. Effettivamente anche lei era... Però aspetta, perché la Polonia in che alleanza è? Con la Germania. La Polonia è passata con la Germania! Perché sì. Prima voleva entrare nel tripartito, però adesso, con quello che è successo, sta con la Germania per darle la mano. E questo cambia tutto. Questo cambia tutto perché in questo modo quello che ho detto poc'anzi decade, nel senso che ora la Germania può portare le truppe in Romania. Clamoroso. E questo darebbe alla Germania, diciamo, una doppia possibilità. Nel caso non si trovasse d'accordo con l'Austria, avrebbe la possibilità di avvolgere completamente i fronti dell'Austria. Qualora invece trovasse l'accordo con l'Austria, estenderebbe non di poco il fronte ai danni della Russia. Questo è molto interessante. Dovevo parlare con la Germania per alcune cose, ma è ancora impegnata. Sì. Io voglio dire una cosa, Spagna, pensi tu alla colonia in Tunisia? Che vi faccio vedere la mappa, ma c'è la Francia che sta in un'alleanza che si chiama Soyuzniki, cioè... Ah, ma la Spagna non è in... Gatova! Mamma mia, non si può vedere. Mamma mia, non si può vedere. Ma che bella Italia, ragazzi, ma che bella Italia. Io mi ho dato i volontari in Svizzera, intanto. Ok, vorrei fare uno... Vabbè, no. Vuoi fare un'osservazione? Sì, che sembra veramente... Allora, se non fosse per me, lo scenario sarebbe quello della prima guerra mondiale. Germania e Austria e Italia, che sarebbero i centrali, contro Francia e Russia. Sì. Se non fosse per me. Vedi, tempesta, rovini sempre tutto. Hai visto. Riuscite a mandare i volontari alla Svizzera, che li facciamo pagare le pene dell'inferno per conquistarla? Sentilo. Beh, c'ha ragione, se li mandi volontari in uno stato che sta sulle montagne. Perché stanno sfondando. Stacca. Beh, se riusciamo comunque a farli pagare molto di equipaggiamento, fidati che quando scoprirà la guerra loro avranno grosse difficoltà. LOL. Ah, vediamo, intanto gli Stati Uniti sono quasi nel New England. Ce l'hanno fatta. Sono quasi nel New England, riconquistata Washington. Beh, la Casa Bianca gliel'ho bruciata di nuovo.
Ha fatto scorgere the territories. Chi era quella che aveva l'orto alla Casa Bianca? La moglie di Obama, mi sembra. Michelle Obama. Michelle. Ti vedi Michelle Obama, poverina, che non c'ha più l'orto. È un disastro. No, ragazzi. Cinesi nello Yukon sì, perché la Cina è nella fazione del Giappone, che è praticamente la stessa del Dominion of Canada e non solo, anche quella delle ex colonie britanniche. Tanto ricordo, perché si fosse unito solamente adesso, che c'è il giveaway. Oh Cristo santo! Attenzione, la Francia è entrata nel Reichspakt! Colpo di scena! Colpo di scena! Colpo di scena! Volevo parlare. Colpo di scena! Wow! Però scusami, C'è qualcuno che ha fatto il passo più lungo della gamba, Loris. Allora? Arrivo. Ho capito, però, okay. Scusami, in termini di regolamento, qua si sta parlando di una fazione che si è andata ad alleare con una nazione sulla quale c'ha degli obiettivi. Non ha senso. Quando abbiamo fatto la riunione ho fatto delle domande specifiche per un motivo. Ok, e ti è stata Austria consentita questa cosa? Era stata consentita la cosa e di conseguenza... Ok, sì, giustamente. Oh, va bene. Sì, sì, accetto. Confermo la cosa, sì. Se ci sono domande del Cicciolo in chat, ditemi che vi rispondo io, visto che loro non erano presenti. A questo punto qua, sai che all'Austria quasi quasi converrebbe voltare le spalle all'Italia? Ho paura che l'Italia faccia una brutta fine, mi becca un altro Sea Lion. Mi sa che Sea Lion qua torna di brutto. Hai buttato tutto. Eh? Hai buttato tutto. Nega. Mi sa che ti fanno il trappolone a te. Sì. Mi sa che Tanato qua a livello diplomatico. Io ho solo da dire una cosa. Sì. Non mi voglio lamentare niente, però dico, per quanto riguarda la riunione, noi avevamo detto su UK e Germania, però non due fazioni che devono per forza andarsi in guerra. Però non ha senso, detto da te, che sei alleato con l'Austria, con la quale hai degli obiettivi in comune. Che però ho già preso. Tu? Sì. Sì, li ho presi ed era stato comunque accordato di risolverla dopo in un'altra maniera. Allora devi fare Fechtung Italia. Per vincere la partita, cioè per completare i tuoi obiettivi. Adesso è dura. Adesso è Festung Italia. Secondo me ti potresti alleare con la Russia. Io lo farei. Cosa? Tocca la Russia, lo farei. Però ha voglia. Ma chi è il player della Russia? Come si chiama? Senza nome. Ha voglia. Io farei un'alleanza con la Russia, perché la Russia adesso oggettivamente... non può ignorare il fatto che i suoi obiettivi dovrebbero essere quelli di andare sia contro l'Austria che contro la Germania, o sbaglio? Sì. Quindi va bene questa cosa che la Francia entra con la Germania, che sono rivali, per controbilanciare il fatto che Italia e Austria sono entrati. Ma questa cosa non può valere anche per la Russia. Cioè, senso... Io vorrei. In questo episodio c'è un'abbondanza di colpi di scena. Infatti è bellissima la puntata di stasera. Cioè, io mi sto divertendo un mondo. Non so se in chat anche per voi è così. La Spagna cosa fa? La Spagna per il momento è con l'Italia. Allora a questo punto la Spagna, secondo me, dovrebbe anche puntare a rafforzare qualcosa in Marocco, perché l'Italia ha abbandonato completamente il Nord Africa. Niente, la Russia rifiuta e mi auguro buona morte. Qua è panino per me. Allora, io Italia te lo dico, la mia flotta te la posso usare, ma non solo che può essere utile.
Perché difendo il territorio mio, basta. Comunque, raga, secondo me io la butto lì, io la butto lì. Fossi l'Italia, io libererei come stati satellite tutti quelli che stanno in, tutti quelli che stanno in Inghilterra. Perché? Perché non se posso. Tu hai a disposizione una come non puoi? Non può. Non ci ah no, ancora, però il British State, aspetta, il British State è puppet. Sono io, sono puppet, sì. Allora a quel punto lì, sai cosa farei? Italia. È rischiosissimo tenere l'Inghilterra. E chi la tiene? Non la puoi tenere l'Inghilterra, non la chiami in guerra. Ma io in realtà no, posso preparare le difese per sì. Tempest, allora io sono allora se mi lasci libero, entriamo in alleanza insieme. In caso ti dichiarano guerra, io sarei ancora una major perché ho 170 fabbriche. Potrei fare il last stand in Inghilterra. Non posso darti indipendenza. Non puoi fare tipo sui puppet, non c'è modo, non puoi fare niente? No. Cazzo. Da Tempest che ci prova ad essere rilasciato. Beh, no, puoi sempre provare a bussare alle porte del Messico e degli Stati Uniti. E ma che interesse hanno loro di ammazzarsi? Hanno preso la banana fino a 2 secondi fa. Oh, quindi... Madonna, ma che sta succedendo con questi cambi delle ansie? Ma posso dire che, allora, va bene tutto, però cambiare costantemente l'interfazione si decidessero. Aspetta, prima cosa è successo? Germania, adesso va così. Io addirittura, senza offesa, Fragna, però Fragna mi ha anche detto una cosa che non va bene, secondo me, come regolamento. Spiega. Che cosa è... comunica? La Russia si alleva con la Germania. Vabbè, ma hanno messo la è lo stesso ragionamento che avevamo fatto per la Francia. Se la Francia si alleva con la Germania, la Russia non ha senso che si allei con la Germania. O una delle due basta. Eh sì, certo. Perché se il ragionamento l'abbiamo fatto per la Francia, vale la stessa cosa dall'altra parte. Penso che siamo tutti d'accordo su più questo. Più che altro perché sennò prendo la decisione di inserire una regola dove chi ha obiettivi su altri non si può alleare con quell'altro. Ma infatti, scusa, tecnicamente da regolamento era così, eh. È stato comunicato, questa alleanza è stata già chiesta in cosa con me e gli è stata concessa. Non so però tecnicamente mi sembra che l'Italia, per fare questa alleanza con l'Austria, si sia fatta dare i territori prima. Sì, prima. È stato un email con te, ma tu mi dai questo. Sì, è dual purpose, yes! Cosa c'è? Che cosa poi, stai facendo? La flotta, Loris, la flotta OP. Che poi secondo me anche accordi che avevamo stabilito io all'Italia ci siamo anche combattuti. Benvenuto fratelli Tiger. Che portello, ragazzi. Del Tiger. I fratelli del Tiger. Non ho capito cosa sta succedendo. Ma se non lo sai tu, Fragna. Mi hanno detto che loro non mi possono entrare in fazione perché hanno detto che controllo, l'ho detto. No, chi? La Russia e la Francia insieme. La Russia e la Francia insieme no, puoi avere un alleato con il quale hai degli obiettivi in contrasto, non due. Ma due no. Ok, questa era una cosa nuova. Non te, questa non me la, l'alleanza doppia non no. Questa è una decisione mia da Game Master. Ma al di là di quello, cioè. Anche perché la Russia poi c'è anche la Jugoslavia come alleato che è un suo obiettivo. Oi, Crammi, difendiamo. No, aspetta. La Russia ha come obiettivo la Jugoslavia? I Balcani. Sì, ma non da conquistare. Leggi bene, basta che siano alleati. Ok, allora questo è un altro discorso. Sono alleati, la Russia sta facendo subito alleati, ai Balcani. Allora è giusto. La Germania, deve scegliere tra Francia e Russia. Va bene, capito. Vado su e vedo. Chi offre di più? 50! 100! Intanto la Francia si è pappata alla Svizzera. Beh, intanto l'Italia si arma e si prepara all'inevitabile. E ho detto, dovrei fare Festung. Comunque, che Festung? Questi gli fanno il feasting a lui, altro che Festung. Crambi, mettiti come ho fatto io. È l'unica. Lungo il fiume, o se no non reggiamo. Madonna, discepolo del castore è cattivissimo. La Francia deve morire e basta. Dick gioca alla Svizzera, no? No, ma no, fidati, non ce la facciamo contro i tedeschi e i francesi. Fra, io non posso abbandonarti, non te voglio abbandonare. Non ce la facciamo, fidati, non ce la facciamo. Non se devo perdere, almeno perdo difendendoti. No. Che cazzo mi devo camperare? Io guarda, posso anche andarmene dalla tua alleanza. Te non mi hai promesso niente, non mi hai dato niente in cambio dell'aiuto contro l'Inghilterra che ti difendevo. Io ti ho sempre promesso la protezione e la tua sopravvivenza. E questo è il momento dove io muoio per te.
Io i patti l'ho sempre rispettato. Oh, questo era il mio patto e mo muoio per te. Beh, in termini tecnici, però, in termini tecnici, però, in questa alleanza chi ci ha perso è l'Austria, che ci ha dovuto dato dei territori. Quindi no, il discorso di Crambi, cioè, se quello che tu gli offri è protezione, bisogna vedere se qualcun altro gli offre la stessa protezione. Perché se no, Italia, sei un po' nella carta. Beh, c'è anche la Spagna, però, che si unisce, che sì, è con noi. Beh. Che però non ha continuità territoriale con l'Austria. Vabbè, questo è importante da rimarcare. Ho fregato la gloria. Comunque, secondo me, sai cosa hai fatto? Una cazzata con la Francia. Sì. Ma lui scusa, ma no, perché comunque mi avrebbe tradito ed era peggio se dopo era solo lei. Cioè, era peggio. Ma scusa, finché la Germania e la Francia era con noi. Scusami, se proprio dovevi fare quel ragionamento lì, sai quando l'avrei fatto? Prima dello scoppio della guerra. Sì, no, assolutamente no. Io l'avrei trascinata dentro nella guerra con la Germania, ok? Perché comunque te tiene un fronte. Se poi dopo vinci contro la Germania, alla Francia non gli dai un cazzo, è finito con la Germania, l'attacchi. La butti fuori e l'attacchi. Io avrei fatto l'aido in quel modo lì. Ma non sarebbe RP, perché scusa, se io vado a combattere con lei, cioè devo starci alleato, o se no non ci combatto proprio. Potevi anche lasciare la ci sta anche il tuo ragionamento, ma non ho capito per quale motivo tu hai voluto abbandonare la Francia. Sai quante volte si ingoia il boccone amaro? Che UK mi hanno confermato che finita la Germania mi voleva attaccare. Ok, e adesso ti scazzi questo problema. Siamo stati in due, cioè, avremmo avuto la forza in due di battere uno solo. Invece così rischiamo di un 2-2, che però la Germania è più forte. Crambi per la pace. Allora, Marcus in chat scrive una cosa che secondo me è estremamente importante e dice: ti avrebbe tradito con lo UK in vita. Perché secondo me non bettava nel momento in cui ha preso quella decisione su una capitolazione dello UK. Uno UK che fino a quel momento lì stava vincendo anche la guerra sugli Stati Uniti, poteva diventare OP e poi ha subito un silaio. Cioè, capisci che la Francia... Mi avrebbe comunque tradito con la Russia. Il suo obiettivo era dopo annettere me. Tanto piacere, però una volta che ti perdi la Germania, poi ci vai anche contro la Russia. Senso. No. Loris, mi sa che la seconda grande... sa che qua ci sono ancora un bel paio di guerre mondiali che devono scoppiare. Mamma mia, raga. Ma quindi qua adesso la palla chi ce l'ha? Ce l'ha la Germania? Ci attaccherà la Germania? Allora, da quello che ho capito, la Germania e la Francia si preparano ad attaccare... la cosa? L'Italia. La cosa. Boh, io questo non lo so. Comunque, secondo me, questo è un grosso errore da parte della Germania, quello di aver scelto la Francia. Io avrei scelto la Russia. E ti spiego anche perché. Perché se tu ti allei con la Russia e lasci perdere la Germania, tu puoi andare a cazzo duro in Francia e comunque la Russia potrebbe portare tutte le sue truppe in Romania. Allora, io non vorrei... Scusate se interrompo. Il Raj ha appena joinato la Russia e il Raj è ancora in guerra con l'America. Questa cosa potrebbe essere un'arma a doppio taglio, perché a questo punto gli Stati Uniti e il Messico potrebbero decidere di andare a fare uno scherzetto in Russia. Ma è normale che la Grecia abbia 300 navi? Sì. Oh, Madonna. È la flotta ottomana. Bello. Ma non è vero, 26 navi la Grecia, ma che stai dicendo? Ma scusa, quelli in UK mi dici che sono greche. Sai che questo finale qua, ragazzi, secondo me mi mette la loro bandiera. Sono staccate, sì, sì, sì. Sarà curioso. Cioè, andiamo un po' da Sestito che devo riposare le orecchie. Quasi inizia a fare l'ASMR. Ti sposto io, Loris. No, mi sposto da solo. Eccomi qua, sto qua un po' con voi. Bisogno di riposarmi le orecchie con gli ASMR di Sestito. Mi è entrato il Reichspat. Sestito, tutto sulla Cina.
merda, è entrato nel Reichspakt, entra tutto, vai, vai, butta, butta, butta. Ma dove, dove, la, dove? La Repubblica di Cina. No, capiamolo subito, eh. Se lo capiamo, il Giappone è morto. Quindi, rapido, rapidissimo. Ah, ma vi siete spostati in Cina? Sì, sì, sì. Ah, non l'hai visto, c'è il giapponese. Non l'hai visto, di. Sbarcare in Cina. La Cina sì? L'abbiamo ucciso tutto. Abbiamo rotto il culo. Ah, no, perché sì, il giapponese sì, era entrato prima in chat flexando. Sì, sì, lo so, per questo che abbiamo continuato la guerra. I giapponesi ci hanno chiesto la pace, intanto loro sono entrati in guerra contro di noi mentre gli inglesi cercavano di... A parte quello, ma poi mi è venuto in stanza... Poi mi è venuto in stanza con un tono altezzoso, no? Proprio come se dire, qua comando io, gli ho detto, sì, caro. La stessa cosa che gli ho detto anch'io quando è entrato nella stanza dove eravamo in live. Gli ho detto, caro. Certo, Drip, chiedi pure. Drip. Va bene tutto, ma così non mi entri in stanza. Quindi ho continuato la guerra. Stai calmo. Fai come Sestito. Tanti fatti e poche parole. Ma perché anche Sestito è alterato stasera? Perché tu adesso sei entrato in stanza, ma Sestito è alterato stasera. E quando mai non lo è? Vuole arrivare a Tokyo, mangiare il sushi a Tokyo. Sestito. Ci incontriamo insieme pure a Hirohito. Facciamo un piccolo party a Tokyo. Io intanto continuo a prendere risorse. Sbroccata l'America. Finita la dottrina aerea. Anch'io. Tutta. Notare come ho detto ciò. Tipo 9 spie dentro al Giappone. 9. Comunque Reichspakt mi sa che non è interessato a... No, la Cina non è interessato. Sennò già portava le divisioni. Vai tranquillo. Proprio perché è l'IA che è entrato in automatico. Quindi vai, cioè, lo capiamo subito. E anzi, meglio per noi. Ci ha fatto solo un favore. Perché adesso abbiamo il confine con il King. Adesso invadiamo anche il King e ciao. Battle plan, no, la... È il King, mio signore. E sì, perché la Repubblica di Cina era nel Reichspakt. Adesso è successo un po' di casino, ma proprio perché il PC ha fatto, gli ha fatto tutto. E quindi adesso è entrata e ha dichiarato guerra a noi. Parla, ragazzi. Oi, Spartano. Oi. Mi sono entrati dei miei puppet alleati nella guerra con te, però... Cioè, cerca di non... No, tranquillo. No, ma vai tranquillo, non ti diamo fastidio. Cioè, l'importante è che non entri tu, non mi viene a dare fastidio. No, il problema è che i miei puppet, cioè i miei puppet, i miei alleati comprendono anche Venezuela, Perù. Capito? Ma quelli lì li puoi buttare fuori. Ania, ma tu l'hai fatti entrare dentro per decisioni tue o sono entrati in automatico? Domanda. No, aspetta. Le accetta lui. E le ho fatte entrare, poi nel caso ero pronto a buttarle fuori. Ah, ok. No, perché volevo capire. Quando l'ho fatto, perlomeno. Ci sono anche il... C'è la mia colonia, il British Guiana, che adesso era mio. Non lo era. So perché è sparito e si è unito all'Olanda. Come è entrata all'Olanda? Vabbè, detto questo me ne vado. Addio, Fragna. Alleato tedesco, dobbiamo salire un attimo. Sì, sì, stavo salendo. Alleato tedesco, cattivissimo proprio. È arrivato. Guarda ieri già come cadono. Vediamo un po' Asso come si districherà. Ah, ma quindi adesso in Europa i bordi sono cambiati, com'è? Sì, mi sa che la Francia si è alleata mica con la Germania. Sì, sai che mi sa proprio di sì. Stavo guardando prima. Sì, ma tu guarda. Sicuramente comunque dopo... E sai qual è il problema, Sestito? Non è una guerra infinita. Perché noi siamo in guerra anche contro l'Olanda. C'è una guerra infinita per noi. Vabbè. Costantinopoli, Romania, quelli non li prendiamo. Con il Reichspakt sì, però con... No, beh, il Giappone no. Capisci che... Ma aspetta, ma siamo pure in guerra. Io, ragazzi, devo andare a fare la pipì. Vabbè, dico, ok. Dico davvero. Allora, aspetta che però vado nella stanza con Tempest, così lascio... Dopo torni? No, guarda, lascio la live a Tempest, cioè... No, torni in stanza con noi. Ah, beh sì, tanto dopo un po' che sto con Tempest mi fischiettano le orecchie, quindi... Ma come l'ha presa Tempest, scusa? Appunto. No, tranquillo, devo essere sincero, non... Bene, meglio. Meglio. Meglio, sono contento. Allora, sembrava che stava un Tempest? Po'... Mister Tempest? Sì? Ti devo lasciare la live per tipo 3 minuti che devo andare in bagno a fare la pipì. Puoi... Okay.
Intrattengo io. Grazie. Okay. Ciccioli, torno subito. Allora, ciccioli galleggianti. Aspetta che apro la chat così vi posso leggere nei commenti. Fermi. Dove andate? Io come ogni live che si fa sono morto. Però a sto giro non mi sono incazzato. Perché sono tranquillo. No, bisogna viversela bene. No, beh, non mi interessava. Poi dipende anche... Sono contento che mi avete capitolato voi perché avete fatto... Rispetto alle altre partite, questa è stata... Mi è piaciuta perché avete giocato bene di diplomazia. Non c'è stato... è stata l'America, che era continuamente mo muoio, mo perdo. No, ma infatti l'America doveva stare tranquilla. È stata brava, ha giocato. A sto giro muori due volte. No, Francopio, sono morto una volta e penso che non entrerò in guerra con l'Italia.